Un sospiro di sollievo per coloro che da una vita si battono per tutelare e salvare gli animali sfruttati nei circhi e negli spettacoli viaggianti. Nei giorni scorsi è stata infatti approvata la legge che lo vieta, ma non tutto è immediato. La Camera ha approvato in via definitiva la legge che affida al Ministero della Cultura la delega ad approntare un testo attuativo, cosa che speriamo avverrà a prescindere dalla crisi di governo nelle prossime settimane, affinché venga attuato il graduale superamento dell'uso degli animali nei circhi e negli spettacoli viaggianti. Ci vorrà un tempo congruo per favorire questo cambiamento che hanno già fatto oltre 50 paesi in tutto il mondo. Ad oggi sono oltre 2.000 gli animali utilizzati nelle circa 200 attività circensi che utilizzano ancora gli animali per i loro spettacoli, ma quale sarà il loro destino? Per questi animali speriamo, se non potranno tornare in natura, però di poter trovare anche con lo Stato una sistemazione degna, ma anche di rilanciare lo spettacolo circense davvero umano, cioè quello che piace a tutti, senza critiche, quello dei giocolieri, dei trapezisti, di tutti gli esseri umani che volontariamente e ripagati si esibiscono nei circhi e negli spettacoli viaggianti. È quindi una grande occasione che l'Hub farà in modo che si concretizzi nelle prossime settimane.